Ciao a tutti amici e bentornati ancora una volta qui su Speedy News, il canale che vi tiene costantemente aggiornati ed informati su tutte quelle che sono le ultimissime novità del momento, soprattutto in ambito economico e sociale. Per chi ancora non fosse iscritto al canale, vi esorto a farlo quanto prima, ricordatevi di cliccare sulla campanellina, così riceverete sempre importanti e interessanti aggiornamenti, quindi andate spediti e poi ovviamente pioggia di like e abbonamenti. Parliamo adesso di pensioni. Da giugno 2023 vantaggi ed importi più alti con la riforma IRPEF in programma, in agenda del governo. Ma per chi effettivamente? Allora, il nuovo governo Meloni ha in agenda, e non solo per le pensioni ma per tutti i redditi in generale, la revisione, nuova revisione delle aliquote IRPEF. Parliamo di cambiamenti in vista da giugno, poiché è prevista la partenza proprio per l'estate 2023. Prima della riforma IRPEF attuata dal governo Draghi, nel 2022 le aliquote erano 5. Dallo scorso anno sono scese a 4 e ora con il governo Meloni dovrebbero passare a 3, anche se l'obiettivo rimane sempre poi quello della flat tax, e cioè di un'aliquota unica per tutti i redditi. Ripassiamo insieme gli scaglioni attuali: 23% fino a 15.000 euro, 25% l'aliquota della tassazione IRPEF da 15.000 euro ai 28.000 euro di reddito, 35% tra i 28.000 e i 50.000 e poi il 43% sopra i 50.000 euro di reddito. Questi gli scaglioni attualmente in vigore per la tassazione IRPEF, cioè l'ammontare di risorse che viene tolto dal vostro reddito o dalla vostra pensione per il pagamento appunto delle tasse. Ora l'esecutivo Meloni vorrebbe ridurre ulteriormente le aliquote, unendo insieme la seconda e la terza fascia, quindi dai 15.000 sostanzialmente ai 50.000 euro di reddito, anche se si parla di una fascia che andrà tra i 15.000 e i 48.000 euro più o meno. E quindi in questo caso, unendo queste due fasce, si vorrebbe portare l'aliquota per entrambe fuse, quindi ripeto tra i 15.000 e i 48.000 euro, dal 25 al 27%. Questo come si traduce? Si traduce che per tutte le persone, non solo per i pensionati, ma nello specifico per i pensionati appunto, con redditi medio-alti ci saranno dei vantaggi in termini economici. Perché secondo le ultime stime, ad esempio, i pensionati con una pensione che si aggira intorno ai 40.000 euro potrebbero venire a guadagnarci anche circa 100-120 euro al mese per effetto di una tassazione inferiore. Ma per gli altri invece, tutti coloro che si troveranno invece in una condizione per cui si vedono l'aliquota aumentata dal 25 al 27, la situazione sarà completamente capovolta, cioè avranno una diminuzione di risorse percepite. E questo perché? Perché se si vanno ad unire le due fasce, quella che oggi è tassata al 25% tra i 15 e i 28.000 euro e quella che è tassata al 35%, e cioè la fascia tra i 28.000 e i 50.000 euro, con un'aliquota unica tra i 15.000 e i 50.000 euro più alta rispetto al 25 ma più bassa rispetto al 35, e cioè 27, è ovvio che tutti coloro tra i 15.000 e i 28.000 euro avranno una maggiorazione d'imposta. Scusatemi, mentre tutti coloro tra i 28.000 e i 50.000 o 48.000 che saranno avranno una riduzione d'imposta, perché passeranno dal 35% al 27%. Quindi alla fine questa fascia andrà ad agevolare questo nuovo scaglione per questa fascia terza, unica e intermedia. I pensionati che hanno delle pensioni medio alte, così come tutti coloro che hanno dei redditi diciamo che si collocano appunto dai 30.000 euro, 35.000 euro in su, quindi diciamo che dai 40.000 euro in poi ci saranno dei benefici effettivi, e quindi alla fine chi ci guadagna la classe media dei pensionati e la classe media dei lavoratori. E agli altri chi ci pensa?
Questo è il quesito. Ad ogni modo, queste sono le dichiarazioni fatte dal nostro governo sulla modifica delle aliquote IRPEF verso la quale si vuole andare entro l'estate. Come vi ho detto, però, ad oggi non è ancora, diciamo, pur se dichiarata dallo stesso governo nelle sue intenzioni e nella sua agenda, ad oggi non è ancora ovviamente operativa e ci si sta lavorando, quindi vedremo se poi effettivamente sarà così. Però se così come dichiarato appunto dovesse essere, a beneficiarne saranno le classi medio-alte, o meglio medie, dei pensionati, cioè tutti coloro che si collocano appunto dai 30.000 euro ai circa 48-47.000 euro, ovviamente lordi di pensione. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio, grazie amici pensionati per il seguito che state dimostrando, iscrivetevi al canale perché Speedy News si occupa attivamente anche del mondo delle pensioni. Un abbraccio, un saluto, like, abbonamento, iscrizione con campanellina e vi do appuntamento al prossimo video. Arrivederci a tutti!